Al via la spesa sospesa di Coldiretti Abruzzo per l'Ucraina. Da oggi c'è infatti la possibilità per tutti i cittadini abruzzesi di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini dei vari capoluoghi di provincia. Prodotti poi da inviare ai civili del paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in queste ore nel nostro paese. L'iniziativa di Coldiretti è stata presentata questa mattina. L'iniziativa di spesa sospesa è un'iniziativa di Coldiretti che sta avviando oggi proprio per portare in dono alla popolazione ucraina i beni alimentari di prima necessità. E siamo qui nei mercati di Campagna Amica di Pescara, ma si sta svolgendo anche in tutti i mercati di Campagna Amica d'Abruzzo, quindi anche a Chieti e a Teramo. Quali sono i prodotti, insomma, che i cittadini possono poi devolvere per beneficenza? Diciamo tutti i prodotti confezionati e che abbiano una lunga scadenza. Capito, l'augurio, insomma, la speranza è che questa iniziativa possa durare ma che finisca al più presto la guerra. Sì, esatto, perché oggi come oggi non facciamo fatica anche a pensare che ci sia una guerra in atto, però c'è e cerchiamo di fare del nostro meglio per poter aiutare chi ha bisogno. Noi oggi diamo il via alla spesa sospesa, ma è, diciamo, solo l'inizio di una serie di iniziative che noi vorremmo fare come Coldiretti e Campagna Amica per diciamo, aiutare le popolazioni dell'Ucraina che stanno soffrendo questo periodo davvero drammatico. E inizieremo, daremo il via poi anche ad altre iniziative. Intanto vorremmo sicuramente chiedere e sensibilizzare la popolazione italiana a donare qualcosina che possa aiutare anche dal punto di vista alimentare le popolazioni ucraine. E in più vorremmo anche sensibilizzare i nostri cittadini affinché questa situazione vada a cessare e finire. Come Coldiretti noi avevamo anche una collaborazione, stiamo facendo un'iniziativa con le scuole e abbiamo chiesto anche ai bambini appunto di fare un piccolo disegno, fare qualcosina appunto per far capire come la guerra sia una cosa sbagliata e brutta. E devo dire che i bambini sono stati bravissimi a scrivere, a fare dei disegni appunto per dimostrare questo, che la guerra è una cosa sbagliata e che questo deve cessare, deve finire al più presto.